Ecco qua. Allora posso dire. Sì, fai pure. Buongiorno. Questa è la nostra spesa di oggi, 24 aprile. Allora, olio di semi d'Espart, eccolo qua. 2,49. Torta Galbani, che sarebbe il mascarpone. Questa è a 21,90, mantenga, seconda è cara. Allora, Tutto carito, tutto peso netto 1,72 euro, totale 3,77 euro. È buona, però è troppo cara. Grissini, friabili. Grissini friabili classici, mulino bianco, che sono 1,69 euro. No, sì, 1,69 euro. Andiamo bene, diciamo. Croissant, baule. 2,85 euro e sono con sconto di 86 centesimi, quindi mi sono venuti meno. Pane de rosas, Qual è questo? pane de rosas, questo deve essere di Olbia, panificio Olbia, sì, questo è al chilo a 5,50, 222 grammi, 1,22 euro. Sembra molto morbido, non l'ho mai preso questo qui. Formaggio grana padano macinato, grattugiato. Questo è a 18,50. Peso netto 4,76, totale 8,81 euro. Yogurt Miller. Bella. È Allora, tedesco questo yogurt. bianco crema. Ah, bianco, pensavo che era il E vabbè, cocco. va bene lo Non ho stesso, visto già lo bene, mangio comunque, comunque. dai, bella. Io il Allora, tedesco non lo so mangiare, 1,39 euro. comunque. Poi Bella. questo riso, che riso è salito alle stelle, questo è il riso comune dell'isola, riso arborio coltivato in Sardegna. È mezzo chilo e costa 2,29 euro senza sconto. Ceci, ho voluto provare un barattolo di ceci perché ci vuole sacco di tempo a cucinarli, voglio vedere come sono e farò Abbiamo visto comunque anche di un pasta tutorial su qua su YouTube, scritto. quindi vedremo come va. Allora, ceci 1,85 euro, quanto ce n'è, quanto grammi ce Mi sarà scritto da che parte? n'è? Tre, tre 310 grammi bagliati, scorciolati, 2,65 euro. Qua. Beh, per due con un po' di minestra può bastare. Pomodorini d'Espar, questi li prendo sempre, non sono male. Eccoli qua, a d'Espar, a 400 grammi. 85 caduno. E ce n'è quattro, Sì, vedete? si vedono, si Eccoli vedono. qua, si vedono. Sì, si vedono. Poi abbiamo latte intero d'Arborea che ho Ovviamente messo c'è già un in frigo. frigo. Allora, quello è 1,19 euro, buonissimo, quello è latte, capite? Alle nostre ossa ci vuole latte intero Arborea, buonissimo. Poi patate alla cassa, questi sono carucci però sono buoni. Allora, sono al chilo 1,79 euro, pazzia averli presi, però c'è poco da girarci intorno, c'è patate molto cattive in giro. Questi diciamo che sono buoni. Allora, al chilo 1,79 hanno pesato 1,785 kg, totale 3,20 euro.
caffè suetto, questo lo prendo sempre, mi piace, è mezzo chilo di caffè e costa 5,49, già aumentato anche quello. Poi ho preso questo basilico che farò una bella piantagione di due, come si dice, di due vasi abbastanza grande, vediamo se va bene. 1,89 €. Poi ho preso 10 sacchi di pelle. L'abbiamo detto la telecamera. Da 10 chili sono a 3,99 €, quindi 39,90 €. Totale complessivo 82,81. E qua il totale si vede? Sì, io voglio che si veda. Eccolo qua. Vuoi dire qualcosina? Poi ho speso anche da macelleria Orugiano. Devo dargli la rimanere, glielo devo pagare perché mi avevo speso tutti i soldi di una mantegna. Dio mi benedica. Allora le devo portare i soldi al più presto. Ho preso salsiccia a 11,50 al chilo. È uscita 520 grammi, 5,98. Poi ho preso del girello di manzo a 21 € al chilo. 478 grammi. È uscito 10,04 €. Che devo pagare giustamente. Non mi era mai capitato di fare una rimanenza lì. Non mi piace fare rimanenze. Allora, ecco fatto. Qui abbiamo finito. Sì. E vi lascio. Domani è la festa della liberazione. Facciamo tutti una bella riflessione, anche tornando indietro nel tempo. Vorrei dire a quelli che vanno nelle scuole a manifestare, a fare danni, di studiare questi studenti e leggersi i tempi passati com'erano. Non devono parlare per questo, per quello, perché non sanno neanche di cosa stanno parlando. Quindi riflessione. Genitori, educate i vostri figli. Quando vanno a scuola, devono andare per studiare, per rispettare gli insegnanti, per comportarsi bene, perché ci saranno delle conseguenze di quelle manifestazioni, tutti i pasticci che hanno fatto, i danni e responsabilità legali, ma tanta ce ne sarà, se fanno pagare il malfatto. Questo è un consiglio d'affetto, non vi offendete, è così. Vi voglio bene, tanti auguri di questa celebrazione che ci sarà domani, ci saranno film, ci saranno messe, ci sarà molta commemorazione per la liberazione, che è stata una bella cosa, però sempre con attenzione in tutto ciò che si fa. Perdonatemi, vi saluto tutti con grande affetto e con grande speranza che le cose vadano bene per tutti, che non ci siano queste manifestazioni, queste aggressioni nelle scuole. Non è cosa buona per nessuno. Ciao, tante cose. Ho un po' di disturbo a questa mano, scusate che c'ho il guanto perché mi devo anche proteggere. Non ti devi proteggere, va bene così. Allora. Arrivederci, alla prossima. Ciao ragazzi, a presto, a un bacio. Like e supporto, grazie ancora per i nuovi iscritti. E attivate la campanella qualora vogliate ricevere un nuovo aggiornamento. E nulla. È tutto per oggi da Palau. Ciao, un bacio, ciao ciao.